Benvenuti picciotti, sono Sturo e oggi siamo in questo nuovo videovlog. Videovlog del 31 dicembre, ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno. Oggi finisce, si muta nel cesso il 2018. Che perché è stato un anno buono magari può dispiacere, perché è stato un anno felice magari dispiace. Comunque inizia il 2019, sperando che sia un anno migliore, un anno più bello, un anno che porti più di tutto del 2018. Quindi, che cosa sono qua per parlarvi? Per fare gli auguri di buon anno. Che cosa voglio fare il 31 dicembre su YouTube se non gli auguri di buon anno? Sarò l'unico che caricherà video, penso. Quindi dovete guardarlo per forza. No, ovviamente sto scherzando. È l'ultimo giorno dell'anno oggi, è il 31 dicembre. Quindi bisogna anche qua, non vi dico di non bere perché so che berrete, non vi dico di non mangiare tanto perché so che mangerete tanto, non vi dico di non far cazzate perché farete cazzate. Ricordatevi solo che chi non scopa l'ultimo dell'anno non scopa tutto l'anno. Ricordatevi questo. Vabbè, sono qua soprattutto perché cosa si fa il 31 dicembre? Si stabiliscono dei propositi per l'anno nuovo. Però prima di stabilire quelli dell'anno nuovo, direi di fare un recap su quelli che mi ero dato per il 2018 e vedere quali ho rispettato e quali no. Primo proposito, primo di tutti, era riuscire a perdere peso, riuscire a mettermi un attimo in forma nel 2018. Infatti dal 2 gennaio 2018 io ho iniziato la dieta, la sto continuando ancora oggi la dieta, sto andando in palestra regolarmente e ho perso ben 22 kg e sti cazzi non ce li metti, quindi direi che questo è un proposito, sono riuscito a mantenerlo, riuscire a dimagrire e mettermi un attimo in forma. Altro proposito che mi ero messo era stato di riuscire a mantenere un lavoro, nel senso, oltre al lavoro in discoteca, trovare un altro lavoro e riuscire ad avercelo per più tempo possibile. Ce l'ho avuto per tutto il 2018 fino a giugno, da giugno a ottobre non ho fatto un cazzo. No, ovviamente sì, ho lavorato in discoteca, però basta. Da ottobre adesso sto lavorando in un'altra parte. Quindi direi che anche questo a metà è stato raggiunto, direi mezzo punto. Quindi siamo uno e mezzo. Un altro proposito che mi ero dato era quello di riuscire ad essere felice tutto l'anno. Sono riuscito, perché sono riuscito ad essere felice tutto l'anno. Ovviamente ci sono stati momenti in cui non ero felice, momenti un attimo più tristi. Però tendenzialmente è stato per me un anno bello il 2018, ma veramente bello, lasciando stare il mese che mi hanno tolto la patente, però a dettagli il 2018 è stato un anno bello, mi sono divertito, mi è volato perché mi sembra ieri di aver iniziato la dieta, ieri che ero a Nizza ed ero a Varazza a fare il Capodanno, invece no, siamo già al 31 di quest'anno e quindi è già finito pure quest'anno. Per me è stato un anno che è volato. Quando un anno vola vuol dire che si sono fatte tante cose, che si è vissuto a pieno, che comunque non è stato un anno pesante, ma un anno che ti è piaciuto, perché le cose belle si sa che durano sempre poco e passano più in fretta. Poi mi ero riproposto di essere un attimo più costante su YouTube e correggetemi, ma io ce l'ho fatta, cioè adesso, oddio, mi sembra di avercela fatta, di aver mantenuto un video a settimana e poi a un certo punto mantenerla addirittura due, per chi fa due lavori più quattro volte in palestra a settimana, direi che non è per nulla poco. Ci sono youtuber che ha 1 milione di iscritti che fa meno. Quindi adesso passiamo ai propositi 2019. Primo proposito, riuscire a migliorare ulteriormente il mio fisico, riuscire a definirmi meglio, riuscire per l'estate 2019, quindi non per dicembre, per l'estate, metà anno, 6 mesi a partire da oggi, riuscire a definirmi un attimo per l'estate, farmi proprio bene, cioè che uno mi vede, wow, migliorare ulteriormente, magari perdere un po' la cicetta qua sotto, dove prendete la parte bassa della pancia, riuscire a snellirmi un attimo ancora di più le cosce, fare un po' di migliorie del corpo. Altro obiettivo, riuscire a mantenermi un lavoro oltre la discoteca, perché comunque nella vita bisogna lavorare, bisogna guadagnare soldi, bisogna riuscire a tenersi impegnati, sennò appunto l'anno non passa, non ti passa le giornate. Io ho fatto un po' di tempo senza lavorare, senza far nulla, non ti passa le giornate. So che voi dite che bello queste cose a farne, sì, bello un giorno, due giorni, una settimana e poi basta, cioè ti stanchi, perché tutti comunque, tu sei a casa, ma non è che anche gli altri sono a casa. Capisco durante l'estate magari che sono tutti a casa, magari, però durante l'anno non c'è a casa nessuno, chi dà a scuola, chi ha lavoro, chi fa quello, ti annoi a casa. Quindi, secondo proposito, riuscire a mantenermi un lavoro per tutto l'anno. Sarà dura perché a me a fine gennaio scade il contratto, però chissà, vedremo come andrà. Altro proposito è sempre, come me lo dico ogni anno, è che solamente
Forse solo quest'anno sono riuscito a mantenere effettivamente, però vabbè, anche gli altri anni non è andata male riuscire ad essere sempre felice ogni giorno dell'anno. Il giorno dell'anno felice dura, perché comunque, cioè, penso che non esista nessuno che per 365 giorni sia stato sempre felice, non abbia avuto nessun momento un po' più difficile, un po' più duro, un po' più... comunque che ti ha fatto arrabbiare, che ti ha fatto girare le palle. Quindi direi sì, che essere felice sempre, il più possibile. Un altro proposito che mi voglio mettere, ma non è più che altro per sfizio personale più che per altro, è che ogni volta a Capodanno, cioè mio papà, il mio amico e il papà di quel mio amico sono tutti e tre fissati con i vini, cioè fissati, se ne intendono di vini. Io sbatto il cazzo perfettamente, me basta bere, trincare, sono contento. Vorrei capirci un attimo di più di vini, tutto qua. Non è un proposito che dice chissà che proposito, è uno sfizio personale per comunque accrescere la mia cultura, per conoscere sempre cose nuove che serve sempre nella vita. E poi conoscere i vini fa figo, dai, mettiamolo che fa figo. E come proposito, ultimo proposito, è riuscire sempre a mantenere questa costanza su YouTube. 2 video a settimana, sempre o quasi sempre. Parte un paio di parte 3-4 settimane, poi penso di averli fatti sempre 2 video a settimana, da quando ho detto che ho iniziato con 2 video. E perché comunque è una cosa che mi rilassa, una cosa che mi diverte, una cosa che mi piace, e anche se ve lo dico, i guadagni sono zero adesso perché non posso più neanche monetizzare, è una cosa che mi diverte fare, quindi continuerò a farla. Per questo video è tutto, ancora auguri di buon anno ragazzi, vi voglio bene a tutti, soprattutto a quelli che sono arrivati in questo punto del video, vi voglio bene ancora di più. Io vi ringrazio per la visione, lasciate like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci rivediamo ad un prossimo video.